ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arone e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il pan bauletto al latte. Questa meraviglia stratosferica si può usare in tantissimi modi, dal toast al sandwich o semplicemente spalmata di cioccolato. La nostra variante è morbidissima, vedrete. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa morbidissima ricetta ci serviranno 130 ml di latte fresco intero, 300 g di farina manitoba, 100 ml di acqua, 25 g di burro morbido, 25 g di zucchero, 5 g di lievito secco, 5 g di sale, 25 g di uovo e 20 g di farina manitoba. Per prima cosa prendiamo un pentolino, ci mettiamo dentro i 20 g di farina e i 100 ml di acqua. Poi mescoliamo il tutto per bene aiutandoci con un frustino finché non si scioglie la farina. Dopo accendiamo la fiamma e lasciamo tutto cuocere finché non si addensa. Quando sarà denso lasceremo tutto cuocere per altri 2 minuti. Passati 2 minuti possiamo trasferire il nostro composto su un piattino e lì lo lasciamo raffreddare. Questo procedimento fa sì che il nostro pan bauletto diventi morbidissimo. Abbiamo messo la farina in una ciotola più capiente e ora andiamo a mettere le restanti polveri distanziate tra loro. Poi mescoliamo tutto per bene, aiutandoci con un frustino. Fatto ciò, aggiungiamo l'uovo sbattuto, il latte e il composto di acqua e farina di prima, che si chiama roux. E mescoliamo il tutto aiutandoci con le fruste elettriche. Arrivati a questo punto, aggiungiamo il burro e continuiamo a lavorare il nostro impasto per altri 15-20 minuti. Dopo un quarto d'ora di lavorazione possiamo spegnere le nostre fruste elettriche, poi prendiamo un tarocco, prendiamo il nostro impasto e lo trasferiamo in una ciotola bella capiente tutta unta d'olio. Ora facciamo arrivare l'olio anche al nostro impasto, creiamo pressoché una palla, poi lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare a forno spento, solamente con la luce accesa, per un'ora, un'ora e mezza, ossia fino al raddoppio. E dopo un'ora di lievitazione il nostro impasto ha raddoppiato, ora lo mettiamo sul nostro piano di lavoro spolverizzato di farina e lo dividiamo in 3 parti uguali che pesiamo. Abbiamo ottenuto che ogni singola parte pesa circa 200 grammi. Ora, seguendo i procedimenti di mia mamma, creiamo una palla. Continuiamo così con tutti e 3 i pezzi. Ora, così come sono, li copriamo con la pellicola alimentare trasparente e li lasciamo lievitare un quarto d'ora. Passato il tempo, prendiamo uno dei 3 pezzi del nostro impasto che appoggiamo sul nostro piano di lavoro leggermente spolverizzato di farina. Estendiamo ogni singolo pezzo in modo da eliminare tutte le bolle d'aria. Ora possiamo fare delle pieghe, portiamo la parte superiore a metà, schiacciamo leggermente, con la parte inferiore quasi chiudiamo, schiacciamo aiutandoci con il palmo della nostra mano, giriamo, la piega deve stare dalla parte di destra, mettiamo un po' di farina e continuiamo a stendere. Ora prendiamo le estremità della parte superiore, le schiacciamo in un punto, poi arrotoliamo leggermente, schiacciamo con il palmo della mano e iniziamo ad arrotolare, sempre schiacciando con il palmo della mano. Proprio in questo modo. Arriviamo fino alla fine. A questo punto chiudiamo pizzicando aiutandoci con i nostri polpastrelli. Proprio in questo modo. Continuiamo così con tutti e 3 i pezzi. Qui con noi abbiamo una teglia imburrata di 26 cm di lunghezza, 10 di larghezza e 8 di altezza, nella quale andiamo a mettere i nostri fagottini con la chiusura verso il basso. Proprio in questo modo. Poi li copriamo di pellicola alimentare trasparente e li lasciamo
a lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per un'ora o fino a che non raggiungeranno il livello della nostra teglia. Dopo un'ora di lievitazione possiamo spennellare il nostro pane con dell'albume d'uovo, poi lo cuociamo a forno normale 180 gradi per 30-35 minuti. Se vedete che si sta imbrunendo troppo, mettete un foglio di alluminio sopra e continuate la cottura. Dopo 35 minuti di cottura possiamo sfornare il nostro pane in cassetta e lo lasciamo raffreddare su una griglia. Ma guardate com'è venuto bene il nostro pane in cassetta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Guardate che meraviglia, ragazzi! Wow! Guardate, è morbidissimo! Si rompe in foglie, guardate che meraviglia! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio! E adesso ci gustiamo questa meraviglia di un pane in cassetta! Wow! È il pane più morbido che ho mai assaggiato, è una nuvola, morbidissimo, l'impasto si scioglie in bocca, proprio è perfetto. E penso sempre che può essere accompagnato perfettamente a una colazione stupenda. Con questo si può fare un toast oppure ci si può mettere sopra della marmellata o della cioccolata. Insomma ragazzi, è versatilissimo, buonissimo, morbidissimo, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!